Anzi, siccome non ricordo assolutamente una figura di guardia, no, il boschetto della strega è qua. Proviamo ad andare da qua. Ah, adesso mi viene in mente, sono le miniere che non si aprivano. Non avevo la chiave, ok, ok. Sì, sì, sì. Avevamo due miniere, avevamo guardato quella, quella non si apriva. Mimir, so che avevamo quasi finito quella storia. Oh sì, Surtur l'intrepido che accetta di perire durante il Ragnarok. Pensi che ci saremo? Quando verrà quel giorno? Io ho già visto tante guerre tra gli dèi, ma tu, fratellino, chi può dirlo? Fratellino. E cos'è che c'è? E come si può arrivare lì? Che statua imponente! Chi l'avrà costruita? Non lo so. Ah, tranquillamente adesso. Adesso che esci... Ah, lì c'è di nuovo queste cose qua. Che non abbiamo ancora capito nemmeno come aprire. Cosa c'è là dietro? Né chiave terrena né forza fisica aprirà quella serratura magica. Non guardatela nemmeno. Sei molto utile, Mimir. Ci hai detto qualcosa che... A parte che non ti andiamo là, in realtà, perché non sappiamo come aprirlo. Infatti, non sappiamo come aprirlo, dire la verità. Vabbè, cioè, ci siamo fatti dire da Mimir cosa che sapevamo bene o male già, che non riusciamo a aprirlo. Dunque. Ma dovrebbe essere quello. Vedo qualcosa laggiù. Considerando che siamo ancora, ci stiamo ancora girando a far quest secondaria, da tutta l'area di un gioco immenso. Questi effetti di luce qua sono bruttini, parecchio bruttini. Mi piace continuare a vedere. Ho una domanda. Seymir era il primo gigante. Da dove veniva? Però te la posso raccontare più tardi. Ho fatto passare il figlio. Ma in generale tutti gli Engi con l'acqua hanno sempre qualche cavolo di problema. Uno per dirne tutta è quelli che, per esempio, che magari c'è buio, vai sott'acqua, diventa tutto illuminato. Quella è una cosa che odio completamente. A volte ciao, parla a questo anello qui. Cosa? Non sento i pensieri degli anelli. Sta parlando con me. Battlefield 4, per esempio, non è così. Però lo sapevo. 90% dei giochi hanno problemi. Di Volunder per osservare il suo sbaglio. Ma il mangianime lo attaccò. Così, mentre veniva squartato, con una magia ha passato la sua anima su questo anello. E poi lui... Che ne è stato della sua roba? Eh?
Andvari aveva un laboratorio qui, con ogni genere di aggeggi e strumenti elaborati. Mm. È un martello da favola. Ti ha detto se si trova ancora lì? Lo stai innervosendo. E allora? No, se buio sott'acqua non dovrebbe essere tanto meglio, no? Con voi e date un'occhiata in giro. Dovresti vedere se un cazzaccio, sì, infatti. Martello, costruirò qualcosa di davvero carino per voi. Vabbè, andiamo a trovare il suo martello. Ehi voi, non dimenticatevi la pietra d'accesso. Siamo una borraccia di alluminio. Ok, andiamo a fare anche questa nuova quest. Deux Ex Malachite. Prendiamo la sua roba. Non mi importa. Io non glielo dirò. Quanto abbiamo? Ok, siamo pieni. Qua c'è già qualche rumorazzo. Nemici, avanti! Preparati! Attento! Disponibile. Quanti sono? Abbiamo preso per in mano. Sconfitti. Però immaginavo che siamo troppo in basso. Dunque qua. Là c'è da buttar giù. Andvari dice che questo nano era con lui e che è morto a causa sua. Sembrava triste. La tristezza dell'anello ha poca importanza. Qua, sì. Questo non gli è piaciuto. Non vuole che andiamo laggiù. Smettila di ascoltare l'anello. È inaffidabile. Dietro! Dai! Che guadagnina! Non è tutto! Madre, piccolina della furia. Microscopiche sono queste cose qua. Andiamo giù. Non sono punti esattamente.
Zittisci quell'anello. Ma come? Mi domando se prima o poi possiamo aumentare il numero delle frecce anche. Buio pesto. Poi accendi qua. Ragazzo, qui. Signor sì. Un'altra di quelle mappe. Un ginocchio davanti a Thor. Ho vissuto servendo il dio del tuono e ho seppellito il mio più grande tesoro, dove tutti gli abitanti di Midgard dovrebbero dimorare, ai piedi del dio degli dei. Ok, quindi sarà la... dove c'è la statua? Da qualche parte. Lascia su, in teoria. Ok, teniamo giù. Il problema del riflesso sull'acqua, che un po' nella grotta è buio, poi va in casino, si incasina, diventa luminoso. Dovrebbero essere i screen base del reflection, dovrebbero essere detto in termine tecnico. Non voglio questo, voglio questo. È un viandante. Occhio. Ah. Viandante si chiama quello. Questo che è livello 6? 3. Oh, oh mio, ok. Quell'armatura è tosta. Vabbè, però non ci fa una minchia. Allora, facciamoci questo comunque, non ci fa niente. Non è un problema. Ha svegliato quello, no? Vorrei colpire. Sai che dobbiamo provare a fare? Vabbè.
sì, non è il primo cazzo, sto. Tanto non ci fa niente. Vabbè. Allora, dicevo. Com'era? Beh. Un mangianime morto. Che ci fa un mangianime qui? Dicevo, quando fa quella cosa lì, bisogna provare a colpire con la freccia o con l'ascia. Devi ignorarlo. È un po' difficile per me ignorarlo. Chissà se gli esplode in... pure sembrava uno di quei cosi da colpire. Ma sei sicuro che sono morto? No, così sembra. No. Vai giù nell'acqua. Vabbè, qui prosegue, torniamo di là un attimo, allora va. Delle trappole, va bene. Vediamo queste trappole. Non vedo trappole. Compresi già. Questo riduce a tutti: gelo, fuoco, accecamento, confusione e veleno. Se arrivano delle trappole davvero. Al topo. Mi sono bloccato però. Far crollare quello sicuramente da qualche parte. Inaffidabile.
stesso laboratorio. Ricevuto. Però è un picazzo questa cosa. Mazzo da te. Me lo sono preso in faccia. I nemici sono forti. Protezione delle Gir crea una piccola zona difensiva che impedisce l'interruzione di attacchi di Kratos e riduce i danni che subisce. Quando viene potenziato ripristina anche una piccola quantità di vita. Wow! Questa qua tra l'altro fu suddivisa ma ancora non livello 6. Cioè non è che c'è scritto pezzo 1, pezzo 2. Accedi castoni. Resistenza 12% a tutto. Vabbè, mettiamo questo. Vestiario aggiornato, nuovo consiglio. Elfo scuro comandante. Più grossi, più veloci e più forti di altri elfi scuri incontrati finora. I loro attacchi possono accecarci e assordarci per un po'. Combattono come normali elfi scuri, ma sono più potenti. Questa cosa qua dell'accecare è molto carina, è fatta bene. Lo metterei molto volentieri in uno dei giochi che ho in testa io, che mi piacerebbe tanto fare. Mi dessero i soldi per farlo. È forte e la sua armatura è resistente, ma alcuni attacchi lo lasciano scoperto. Anche perché è fatto abbastanza bene a livello... Ascolta, gli uomini di Anvari hanno fatto cose brutte. Lui è contento che tu abbia distrutto il laboratorio e si pente di averci ingannato. Il martello è oltre questa porta. Dai, passa a te. E io purtroppo non sono riuscito a uscire in bici perché c'era... ha piovuto praticamente, speriamo. Non sono come ieri ero un attimino più presente. Guarda qui. Sì. Questo caldo non è il massimo. Chi l'avrà scritto? Penso che si veda che non è proprio come ieri. Oggi però c'è bello, spero di riuscire ad andare fuori. Sono riuscito a correre, quello sì, però non in bici. Che
Che splendido martello. Ok, martello del fabbro, un anico, Andvari, utile a Brock. E qua? Eppure lì si scende? Ah, ok, c'è il carrello qua. Siamo tenuti. La si parleremo con la ciclette. No, 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 non c'entra niente. Siamo... Attento! Il problema è che dovrei tornare a fare anche nuoto, eccetera, eccetera. Vediamo. Ok. Poi ho cambiato alimentazione e forse l'accennavo già, sto provando una cosa che si chiama paleo dieta. Praticamente ho tolto completamente i cereali e gli zuccheri eccetera. Però è un discorso complesso, cioè prima ci vuole un po' prima che funzioni, mettiamola così, non a livello di dimagrimento, quello sì, vabbè, sono già dimagrito, ma non è quello. Hai trovato il martello? Ecco il martello dell'alchimista. Che spirito molesto. Ah, Andvari era un rompiscatole. Ma come alchimista era formidabile. Datemelo che lo faccio fondere. Ah, giusto, giusto. Cosa? Un'ora. Vuoi fondere il tuo amico? Mi serve proprio un'anima intrappolata per arricchire il vostro premio. Non lo volete più? Padre, non possiamo darglielo. Ecco, tienilo tu. Ci sarà utile, te lo assicuro. Va bene, basta che si dimostri utile. Ok, anima di Andvari. Il ragazzo ha il cuore tenero, eh? Beh, gli passerà. Probabilità molto elevata di attivare un vantaggio che ripristina parte della vita quando uccidi un nemico con un attacco runico. Però devi essere ucciso con l'attacco runico. Basta? Non ci dà nessun'altra quest. Andvari non era molto utile all'inizio, ma ha capito di essere stato un idiota dopo aver visto quel mangianime morto nelle miniere di Landsuter. Credo si senta in colpa per aver condotto esperimenti con gli altri nani sugli antichi, creando per sbaglio i mangianime. Meno male che non ce n'erano altri da combattere. Comunque la sua anima è stata intrappolata in un anello. Brock voleva fonderlo, sa essere molto cattivo alle volte, ma sono riuscito a convincere mio padre a tenerlo. Ora fa parte del nostro gruppo. Non solo, a volte papà usa la sua anima come incantesimo. Deve essere dura vivere in un gioiello, ma Andvari non sembra lamentarsene troppo, non è difficile ignorarlo. Tra l'altro, ma io lo faccio anche perché parte tutto quello che dicono che dovrebbe servire, ma a quanto pare io ero proprio allergico, non tanto al glutine ma ai cereali in generale. E comunque passi con quella, chiamiamola dieta, che in realtà è un'alimentazione, perché non è una cosa che tu dovresti fare per un breve periodo di tempo, ma dovresti fare praticamente tutta la vita. Lo sto facendo io e dei miei amici, e noi passiamo alla domenica che eravamo collassati, distrutti, eccetera, per l'eccesso di zuccheri, perché alla fine la cosiddetta dieta mediterranea ti fa mangiare tutti i cereali, qualche volta carne. E quindi eravamo sempre a KO. Le domeniche eravamo lì così. Invece non è più successo. Anche la moglie di Riccardo, poi sarebbe. La moglie di Riccardo prima era sempre a sbadigliare, eccetera, invece adesso ha un sacco di energie che prima non aveva. Se ricordo bene, stavo parlando dell'origine di Ymir, il primo gigante. Adesso andiamo. C'era il Ginnungagap. Allora, innanzitutto togliamo questa. Rimuovi dalla bussola. Io direi di lotta. Quindi ce lo segnala, come anche qua. Ok. Vabbè.
Proviamo ad andare avanti allora. Grande vuoto. Non esistevano i regni, solo forze primordiali. C'erano il fuoco e il ghiaccio che si incontravano. Dicevo, la base di questa dieta, chiamiamola così, è che tu devi bruciare i grassi al posto dei zuccheri. E divenne un essere di pura creazione e caos, madre e padre. Noi che da qualche migliaio di anni mangiamo cereali siamo abituati a, appunto, a usare come principale fonte di energia lo zucchero. Questa dieta invece si propone di usare, come secondo loro si faceva, si è sempre fatto sostanzialmente prima dell'agricoltura e dei cereali in particolare, a bruciare grassi, che tra l'altro è più efficiente come sistema, perché a parte mantenerti in forma, diceva che praticamente, non so, tipo il glucosio, lo zucchero, insomma, ti danno 4 calorie per grammo, i grassi invece te ne possono dare addirittura 9. E tra l'altro io ho visto comunque dei miglioramenti anche per quanto riguarda la corsa, i polpacci sono più... Scusa ragazzo, meno rigidi. In effetti credo che sia meglio finirla qui. Però ci vuole un po' di tempo prima che tu inizi a bruciarli i grassi. Tu devi entrare in una fase che lui chiama chetonica, in cui tu produci devi produrre degli enzimi che iniziano a dire: chi se ne frega dello zucchero, bruciamo i grassi. Io adesso ho un mese e mezzo che lo sto facendo, meno di un mese e mezzo. E secondo me non è ancora, sì, il pesce sarebbe da, ovviamente, pesce e carni bianche sarebbero ovviamente da privilegiare rispetto alle carni rosse, ma solo perché le carni rosse sono un po' più difficili da consumare. In generale comunque bisogna cercare i macellai che cercano di garantirti un po' che la carne che ti danno non è pompata con gli ormoni, ci siano meno antibiotici possibili, eccetera. Vediamo un attimo qua non siamo venuti, mi sa. E là mi sembra di vedere